Benvenuti, benvenuti alla prima puntata di Mai Dire Fail, la trasmissione ufficiale del Team Deathmatch di UT. Siete pronti? È fan. Sono tutti pronti. 3 secondi inizio. 2, 1, vai. Vediamo Nuka con lo sparino. Su Nuka, sì. Sparino. Ora il mini. Spara Beppe, non so quale motivo. Oh, Juki è già caduto. 10 secondi. Proprio su Juki, il primo morto. Viene droppato una pistolina. Juki, Beppe gira per i cazzi suoi per la mappa. Attenzione, Beppe viene visto. Sparato con un doppio pistolino. Beppe in difficoltà, ragazzi. In molte difficoltà. Forse con ma Juki lo sceglie perché vuole morire. E ce la fa. Vedo che Beppe sta cercando la sua arma preferita, cioè lo sparacaccole. Che però è ben camperato da Juki, che sta camperando una belt ed è sceso quando è uscito. Vediamo chi avrà la mente sulla belt. No! La prende Juki. E Juki prende la prima belt. La squadra di Juki e Tez prendono in mano il timer della belt. Mi sposto su il Beppe, che si gira con un mini, sente l'armor uscire ma non la prende. Luca nel frattempo si sta andando a prendere un caffè. Beppe, kill su Tez. Con un filo di vita Beppe rimane, potremmo dire. 0-5, un 0-5 in questo caso. Ma la squadra che sta soffrendo. Ampli e Beppe lo prende. Beppe ampli shock. Tenta di fare. Niente, non ce la fa, se ne va prima. Tenta perché... di fare, sembra che deve scopare una capra. Tenta di fare. Tenta di farsi Tez, ma... se n'è andato prima perché vuol far scadere l'ampli senza uccidere nessuno. No, prende un stivaletto. Attenzione, Tez in difficoltà sotto la minaccia di Beppe con l'ampli. Quindi Tez è meglio che si leva dal cazzo. Al contrario, Juki, no. Come Nuka prima, si va a fare un panino in tangenziale. Mentre gli altri si scannano qui nella mappa. Attenzione. Attenzione perché Tez spinge addirittura su Juki, vuole uccidere anche il suo compagno. 4-2, si sono ripresi, attenzione, un po' di vite, Tez, 100. Direi che ancora comunque le squadre si stanno studiando. Sì. Attenzione perché a breve avremo lo spawn della belt, quindi un duello in zona belt. Attenzione perché Nuka inizia a presidiare, si avvicina sempre di più, tenta una spammata come solito, da gran spammone. Spamma pure sua sorella, vorrei ricordare. Vediamo Tez in difficoltà, ucciso da Nuka con il Stinger, quindi... Attenzione, Belt... Nuka spamma sulla Belt, che però è uscita. Belt è stata presa. Cazzo, giù che assorbe la Belt. Se la lega alla vita. Mentre dall'altro lato Tez in ampli tende. Però viene fatto giù. A nulla può la Belt. No, Juki, ti correggo, frater Daci, è ancora vivo beltato. Ah, no, tra l'altro si sta anche ammazzando da solo col flak, Tez. Ma è tutto per... studiando. Con i suoi amici, ovviamente. Su tutto perché... ovviamente. Attenzione, il Beppe. Vediamo il numero di Juki. Che riapre la partita. 5-5. Yeah, 5-5, direi meritato questo pareggio per adesso. Sì, assolutamente. Ma vediamo... Ora Tez all'ampli, no, Tez lo sniper, scusate. Nuka ha provato un po' con l'ampli. 50, ma... 50. Vediamo la Tez ha visto un avversario. Tez lo segue piano piano senza farsi sentire. Spamma una flaccata direttamente a Juki. Ora liscia un rocket e Juki is on a killing spree, attenzione ragazzi. Vediamo 5 kill di Juki. No, Tez invece si spara 3 missili sui piedi. Attenzione. Attenzione. 3 missili sui piedi per Tez. Juki continua ampli a uscito. Saltare da una mappa all'altra. E lo fa. Madonna, Tez kill di il Beppe e si prende l'ampli. Nonostante andasse in giro con altro che 0-5, in questo caso proprio 2. Sì. Con 3 di vita, niente, il Beppe ha la meglio. Attenzione però. Però loro giocano in casa. Anche se la loro casa vera sarebbe Grendelkjub. È una mappa che conoscono bene. Derivando da UT 2004. Anche se la mappa è di Quake. E Juki prende ancora la belt, se non sbaglio. Sì. Sono tutti e due in mano la squadra di Tez e Juki che hanno sia l'ampli
si è preso una bella spammata di B in faccia, Juki. Ecco, immagino che il patac di Beppe usare la merda. Comunque, Juki senza armi, attenzione. Attenzione, cerca di scappare. Inseguito. Tezza, anche lui è quasi morto. Tezza. Resiste, resiste. Inseguito, resiste, guardalo. Attenzione, 46 di vita, Juki, 28, 21. Grazie al 28, sì. Uno sputo in faccia è morto. Ma loro non lo sanno. Tezza invece muore. Sappiamo, ora lo so, le indiscrezioni, che Nuka ha mangiato della cipolla, quindi vorrebbe alitare in faccia. Due punti in più, ma niente, Juki non ce la fa, l'ampli è uscito, l'ampli è uscito. È Juki che prende la testa per l'ampli, la prossima 28. E l'ampli è di Tez. Ma ha, ha avuto vita breve quell'ampli. Amo anche la belt di Juki. Andiamo Juki col mini, cosa combina? Nuka intanto, passo alla visione di Nuka che prende i gambali, attenzione, si sposta Beppe. Lo snipe, attenzione, headshot in arrivo probabilmente per Nuka. Nuka fa il coglione, attenzione, si sposta Beppe con 17 di vita, niente, il Beppe muore proprio come un novellino lì. Attenzione, c'è uno con il martello. Siamo 10 pari. Direi che la partita è abbastanza equilibrata, anche se tutti davano per favoriti Beppe quel... che kill! Boom! E se l'è andato ad aiutare giù, che se l'è preso lui in faccia alla fine il martello. Vediamo test che secca il Beppe con due spari di shock, bravissimo. Nuka, Nuka è già la seconda volta che muore di fila. E giù che continua a prendere le belt, ragazzi. Attenzione. E l'ampli anche peraltro, Tez al timer dell'ampli, ma partita leggermente sottotono per Nuka al momento. Ancora 13esimo minuto su 20, è ancora presto per dire. Il Beppe si uccide un Tez che non si girava neanche. Attenzione, sento l'ampli uscito, l'ampli è di Tez. L'ampli è di no, Tez. È di Nuka. L'ampli c'è la Nuka. Sì. Dopo un attento controllo, la Nuka c'ha l'ampli. Nuka si ricarica anche di vita. Duper. Vediamo Nuka non... camperare in, alla belt, ma mai andare in belt quando non c'è. Quindi Nuka questa volta la belt se la giudica il Beppe. E attenzione, attenzione perché 14 pari, cambio delle belt e cambio dell'ampli, ragazzi. Mentre Beppe fa una passeggiata su Leandri. Tez fa il 15esimo punto per la sua squadra uccidendo Nuka con una gran flaccata. Ma Tez con... Tez! Eila! Tez si uccide Nuka. Sì. Attenzione Beppe in killing spree. Saltella, la furia lo sparacaccole. E c'è Nuka, lo vediamo ai gambali con uno sniper in mano appena preso. Attenzione camper. Ma Nuka che si è fatto? Sei pippe prima di giocare questa partita? Mi sembra un po' non lo so. Attenzione, colpo di Juki. Diamo un occhio ai punteggi, 12-9 Beppe, 4-9 Nuka, altamente alto di Juki. 7-11 Tez, anche lui in negativo. Scusa frater per l'interruzione, ma belt nuovamente in mano ai blu. Sì. Che la... Praticamente Nuka si è anche mi caga il cazzo a me quando la timero. Sto scemo. Attenzione Beppe, attenzione che... attenzione Beppe, è fin di vita. Beppe cerca di uccidere Juki sulla belt. Ma Juki con una gran mossa scrive due missili e gli pianta una flaccata. Complimenti per Juki, bella mossa sulla belt. Tanto Nuka continua a morire fermo a 4 frag. Juki kill è di... ricordano i tempi d'oro. Tempi d'oro, giù che i kill. Forse avrà messo il suo coinquilino a giocare al posto suo in modalità pilota automatico. No, ma il suo coinquilino dorme il giorno fino alle 7 di sera, è una roba scandalosa.
Attenzione. Attenzione, Nuka, sotto i colpi del mini e del rocket. Giù che è una killing spree, ero proprio a vederlo, quindi grande scritta gigante. E Nuka in giro con lo sparino.